Maya. Un nome che evoca mistero, enigma, avventura. Una civiltà che esisteva e che non c'è più, svanita come nel nulla, anche se il suo popolo è ancora là. Splendide città abbandonate così com'erano, che la giungla nel corso dei secoli ha scoperto e inghiottito con la sua fitta rete. Piramidi alte fino al cielo che sembrano voler toccare gli dèi e monumenti incisi e decorati con grande perizia che parlano attraverso scritte geroglifiche il cui significato si perde nelle nebbie del tempo. Il mistero dei Maya catturò l'immaginazione e la curiosità degli europei fin dal momento in cui gli spagnoli misero piede per la prima volta nella penisola dello Yucatan e si trovarono davanti alle vestigia di città nascoste dalla giungla. Era tutto così incredibile, eppure era tutto là, davanti ai loro occhi. Piramidi a terrazze, templi con piattaforme, sontuosi palazzi decorati, colonne di pietra riccamente incise, e mentre ammiravano quei resti meravigliosi ascoltando gli indigeni che parlavano di antiche monarchie, di città-stato e di glorie di un tempo ormai passato. Uno dei più celebri sacerdoti spagnoli che scrissero dello Yucatan e dei Maya durante e dopo la conquista, frate in seguito a Monsignor Diego de Landa, riferì che vi sono nello Yucatan molti edifici di grande bellezza e questa è solo la più evidente di tutte le cose scoperte nelle Indie. Sono tutte fatte di pietra e riccamente ornate d'oro, anche se non vi è alcun posto in questa regione dove si possa ricavare quel metallo. Allora però gli spagnoli avevano ben altre cose per la mente, come la spasmodica ricerca di ricchezze e la conversione degli indigeni al cristianesimo. E così ci vollero quasi 2 secoli perché essi volgessero l'attenzione a queste rovine. Fu dunque solo nel 1785 che una commissione inviata dal re ispezionò le rovine, appena venute alla luce, di Palenque e ne stilò una relazione illustrata. Per fortuna una copia di questa relazione arrivò a Londra e una volta pubblicata attirò sul mistero dei Maya l'attenzione di un nobile molto ricco, un certo Lord Gisborg, fermamente convinto che gli abitanti della Mesoamerica discendessero dalle 10 tribù perdute di Israele. Egli spese il resto della vita e del suo denaro esplorando e descrivendo gli antichi monumenti e le testimonianze scritte del Messico. Le sue Antiques of Mexico, 1830-1848, insieme con la Relation di Landa, hanno rappresentato da allora una fonte di incalcolabile valore sul passato dei Maya. Nella mentalità popolare, tuttavia, l'onore di aver lanciato la prima grande campagna archeologica alla scoperta della civiltà Maya appartiene ad un certo John Stevens, nativo del New Jersey, Stati Uniti. Con l'incarico di inviare nel suo paese presso la Federazione del Centro America, Stevens si recò nella terra dei Maya con il suo amico Frederick Catherwood, un artista. Il libro che Stevens scrisse e Catherwood illustrò, The Incident of Travel in Central America, Chiapas and Yucatan e The Incident of Travel in Yucatan, sono ancora estremamente validi e attendibili 1,5 secoli dopo la loro prima pubblicazione. Di particolare interesse è anche il libro messo a punto dal solo Catherwood, View of Ancient Monuments of Central America, Chiapas and Yucatan. Quando i suoi disegni vengono messi a confronto con le fotografie di oggi, non si può non rimanere stupiti dell'accuratezza del suo lavoro e preoccupati di constatare quanto i monumenti siano poi stati erosi dal tempo. Il lavoro della squadra risulta particolarmente preciso e dettagliato per quanto riguarda i siti di Palenque, Uxmal, Chichen Itza e Copan. Specialmente quest'ultimo è associato alla figura di Stephen, perché egli, per poter compiere le sue ricerche senza problemi, acquistò il sito da colui che ne era il proprietario per $50 statunitensi. Nel complesso, i due esplorarono 50 di città Maya, e fu questa abbondanza di luoghi urbani a convincerli una volta per tutte che il verde intrico della foresta pluviale, lungi dal coprire pochi sparsi avamposti, nascondeva in realtà una vera e propria civiltà perduta. Particolarmente importante fu la scoperta di alcuni simboli sui monumenti
che permetteranno di proporne una datazione. Fu così possibile collocare la civiltà dei Maya in un preciso lasso di tempo. Anche se si è ancora lontani dal decifrare la complessa scrittura geroglifica dei Maya, gli studiosi sono riusciti a leggere le iscrizioni riguardanti le date e a metterle in parallelo con il calendario cristiano. Senza dubbio avremmo potuto sapere molto di più dei Maya se avessimo potuto utilizzare come fonte la loro stessa ricca letteratura, testi sacri su fogli di corteccia d'albero levigati con calce bianca, in modo da creare una base per i loro geroglifici inchiostrati. Ma questi libri, purtroppo, vennero sistematicamente distrutti dai sacerdoti spagnoli, per lo più proprio da quello stesso Monsignor Landa, che, per ironia della sorte, preservò gran parte delle informazioni sui pagani nelle sue opere. Ciò che resta oggi di tutto il patrimonio letterario dei Maya è ridotto a 3 o 4, se si accetterà l'autenticità del quarto, 4 o 3 codici, libri immagine. In essi le parti che gli studiosi reputano più interessanti sono le sezioni che trattano di astronomia. Disponiamo poi di altre 2 importanti opere letterarie che riprendono o gli originari libri immagine o tradizioni orali, che vennero riscritte nella lingua locale utilizzando però caratteri latini. Una di queste è rappresentata dai libri di Cilam Balam, ovvero gli oracoli o i pronunciamenti di Balam il sacerdote. Molti villaggi dello Yucatan possedevano copie di questo testo. Quello che è meglio preservato e tradotto è il libro di Cilam Balam, di Chammel, che registra informazioni riguardanti il mitico passato e il futuro profetico su riti e rituali, astrologia, e contiene persino alcuni consigli medici. La parola Balam significa giaguaro nella lingua locale e, con grande delusione degli studiosi, non ha apparentemente niente a che vedere con gli oracoli. Vi è tuttavia un particolare degno di nota. Nell'antico Egitto esisteva una classe di sacerdoti chiamati sacerdoti Shem, che in occasione di particolari cerimonie reali pronunciavano responsi oracolari e formule segrete che avevano lo scopo di far aprire la bocca così che un faraone deceduto potesse raggiungere gli dei nell'aldilà. Ciò che è interessante notare è che la caratteristica dei sacerdoti era quella di portare addosso pelli di leopardo. Nell'iconografia Maya compaiono i sacerdoti con abiti di tal fatta, ma poiché il leopardo africano in America non si trova, quella pelle doveva in realtà essere di giaguaro, un animale al contrario molto diffuso in questo continente. Ciò potrebbe dunque spiegare il significato di giaguaro attribuito al nome Balam, e indicherebbe inoltre ancora una volta l'influsso di un rituale egizio. Ancora più interessante poi è l'analogia tra il nome di questo sacerdote oracolo Maya e il veggente Balaam, che secondo la Bibbia fu incaricato dal re di Moab, durante l'esodo, di scagliare una maledizione sugli israeliti, ma che finì invece per tramutarsi in un oracolo a favore di Israele. Anche questa è solo una coincidenza? L'altro testo è il Popolo Vuh, il libro conciliare dei Maya delle montagne. Vi si tratta delle origini divine e umane e delle genealogie dei re. La cosmogonia e le tradizioni relative alla creazione sono sostanzialmente simili a quelle delle popolazioni Natual, indicando perciò una probabile origine comune. Sull'origine dei Maya, il popolo Vu afferma che i loro avi erano venuti dall'altra parte del mare. Landa scrisse che gli indiani hanno sentito dai loro antenati che questa terra era occupata da una stirpe di gente proveniente da Oriente e che Dio li aveva consegnati a essa aprendo 12 varchi nel mare. Tali affermazioni ben si accordano con un racconto Maya noto come la leggenda di Votan, riportato da diversi storici spagnoli, in particolare da frate Ortez de Aguilar e dal vescovo Núñez de la Vega, ripreso poi dall'abate Brosser de Borgur. La leggenda narra dell'arrivo nello Yucatan verso il 1000 a.C., secondo i calcoli fatti dagli storici, del primo uomo che Dio mandò in questa regione per popolare e dividere la terra che oggi si chiama America. Il suo nome era Votan, che significa sconosciuto, e il suo emblema il serpente. Egli era un discendente dei guardiani, della razza di Can, e proveniva da una terra chiamata Kivim. Compì in tutto 4 viaggi. La prima volta che venne fondò un insediamento nei pressi della costa, dopo un certo periodo avanzò nell'interno e presso l'affluente di un grande fiume
costruì una città che fu la culla di quella civiltà. La città si chiamò Nakan, che significa luogo dei serpenti. Nella sua seconda visita esaminò bene tutta la regione, esplorando aree e passaggi sotterranei, uno dei quali si dice che passasse sotto una montagna vicino a Nakan. Quando tornò in America per la quarta volta, trovò il popolo diviso da discordie e rivalità. Divise allora il regno in quattro parti, fondando in ognuna una città che fungesse da capitale. Una di esse fu Palenque. Un'altra era forse localizzata vicino alla costa pacifica. Nulla si sa delle altre. Núñez de la Vega era convinto che la terra da cui proveniva Wotan confinava con Babilonia. Ordonez concluse che Kivim era la terra degli Ewei, che la Bibbia, Genesi 10, elenca tre figli di Canaan, cugini degli Egizi. Più recentemente Zelian Uttal, scrivendo sui Papers of Preble Museum nell'Università di Harvard, segnalò che il termine Maya per indicare il serpente Can corrispondeva all'ebraico Canaan. Se è così, allora la leggenda Maya, nell'affermare che Wotan apparteneva alla razza di Can e che il suo simbolo era il serpente, usava un giro di parole per indicare che Wotan veniva da Canaan. E questo certamente giustifica le nostre perplessità sul fatto che Nakan, luogo dei serpenti, sia un termine praticamente identico all'ebraico Nakash, che significa appunto serpente. Leggende di questo tipo non fanno che rafforzare le teorie degli studiosi che considerano la costa del Golfo come il luogo dove ebbe origine la civiltà dello Yucatan, non soltanto dunque i Maya, ma anche i più antichi Olmechi. In questa ottica occorre prendere in seria considerazione un sito che è poco noto ai visitatori, che risale agli arbori della cultura Maya, tra il 2000 e il 1000 a.C., se non prima. Come afferma l'equipe della Tulane University, National Geographic Society, che effettuò gli scavi, The Bidi di Calatul, questo è il nome del sito, si trova nei pressi della città portuale Progreso, sulla costa nord-occidentale dello Yucatan. Dai resti di questa città si arguisce che essa fu più volte occupata anche prima della conquista spagnola. I suoi edifici, infatti, sono stati costruiti e ricostruiti più volte, e molte delle pietre e delle sculture che si addornavano furono poi razziate per essere riutilizzate dagli spagnoli, ma non solo, per costruzioni vicine e lontane. Oltre a immensi templi e piramidi, le caratteristiche principali della città è una grande strada bianca, un'arteria lunga circa 2,5 km, pavimentata con pietra calcarea che correva lungo l'asse est-ovest della città. Un cordone di importanti città maya si allunga attraverso la punta settentrionale dello Yucatan. Si tratta di città dai nomi ben noti, non soltanto agli archeologi ma anche a milioni di turisti e visitatori. Uxmal, Izamal, Mayapan, Chichen Itza, Tulum, per citare solo le principali. Ciascuna di esse svolse un ruolo particolare nella storia dei Maya. Mayapan fu il fulcro di un'alleanza di città-stato. Chichen Itza fu resa grande invece da emigranti toltechi. Ciascuna di esse potrebbe essere la capitale della quale, secondo lo storico spagnolo Diego García de Palacio, una grande signora, un grande signore Maya originario dello Yucatan, partì alla conquista delle regioni montuose meridionali e fondò la più meridionale delle città Maya, Copan. Tutto era scritto, precisa García, in un libro che gli indiani di Copan gli avevano mostrato quando si erano recato in quel luogo. Nonostante tutte queste prove attinte sia dalle leggende locali sia dall'archeologia, un'altra scuola di studiosi ritiene che la cultura Maya, o quantomeno i Maya stessi, fossero originari delle terre montuose meridionali, l'odierno Guatemala, e da lì si siano poi diffusi verso nord. Alcuni studi sulla lingua dei Maya riportano le sue origini ad una proto-comunità Maya, che forse attorno al 2600 a.C., esisteva in quello che oggi è il dipartimento di Huehuetenango, nel Guatemala nord-occidentale. In ogni caso, dunque, dovunque e comunque si sia sviluppata la civiltà dei Maya, gli studiosi concordano nel considerare il secondo millennio a.C. come fase preclassica di quella civiltà. La fase classica, quella di massimo splendore, sarebbe invece cominciata verso il 200 d.C. e nel 900 d.C. il regno dei Maya si estendeva ormai dalla costa pacifica al Golfo del Messico e ai Caraibi.
Nel corso di tutti questi secoli, i Maya costruirono schiere di città con piramidi, templi, palazzi, stele, sculture, iscrizioni e decorazioni, che quasi confondono studiosi e visitatori per la loro varietà e bellezza, per non parlare delle dimensioni monumentali della ricchezza architettonica. A parte poche città a cinte di mura, le città dei Maya erano in realtà centri di culto aperti, attorno ai quali viveva una popolazione fatta di amministratori, artigiani e mercanti. Tutto attorno poi stavano le campagne abitate dai contadini. In questi centri ogni sovrano aggiungeva nuove strutture o ingrandiva le vecchie, costruendo edifici più grandi sopra i precedenti. Finché, 5 secoli prima che arrivassero gli spagnoli, per ragioni sconosciute i Maya abbandonarono le loro città sacre e le lasciarono inghiottire dalla giungla. Palenque, una delle prime città Maya, si trova nei pressi del confine tra Messico e Guatemala ed è raggiungibile dalla moderna città di Villahermosa. Nel 7 secolo d.C. essa segnava il confine occidentale del regno dei Maya. Gli europei sapevano della sua esistenza fin dal 1773. I resti di templi e palazzi, le ricche decorazioni a stucco e le iscrizioni geroglifiche vengono studiate dagli archeologi fin dagli anni 20. Eppure essa raggiunse gli allori della gloria solo quando nel 1949 Alberto Ruiz Uller scoprì che la piramide a terrazza chiamata Tempio delle Iscrizioni conteneva una scala segreta interna. Per diversi anni si dovette scavare e rimuovere continuamente suolo e macerie prima di raggiungere la struttura più interna, che si rivelò essere una camera sepolcrale. In fondo alla scala a chiocciola c'era un blocco di pietra triangolare che copriva un ingresso nel muro vuoto, che era ancora sorvegliato da scheletri di guerrieri Maya. Dietro di esso vi era una cripta avvolta, con le pareti coperte da affreschi. All'interno della cripta vi era un sarcofago coperto da un grande lastra di pietra rettangolare che pesava circa 5 tonnellate ed era lunga quasi 4 metri. Una volta rimossa la lastra, apparve lo scheletro di un uomo piuttosto alto, riccamente ornato di perle e gioielli di giada. Sul volto aveva una maschera di giada fatta a mosaico. Attorno al collo, una collana di giada da cui pendeva un ciondolo recante l'effigie di una divinità. La scoperta fece molto scalpore, poiché fino a quel momento nessun'altra piramide rinvenuta in Messico aveva mai avuto la funzione di una tomba. A rendere ancora più fitto il mistero sulla tomba e il suo occupante, ci pensò la decorazione incisa sul coperchio di pietra. Era l'immagine di un uomo Maya, a piedi nudi, seduto su un trono piumato oppure in fiamme, interpretazione non è univoca, e a quanto sembra impegnato a maneggiare arnesi meccanici all'interno di una camera attrezzata. L'antica società astronautica e il suo sponsor Erich von Däniken vi hanno visto rappresentazioni di un astronauta dentro una navetta spaziale azionata da getti di fuoco. La loro ipotesi è in quella tomba sia sepolto un extraterrestre. Gli archeologi e altri studiosi ridono di quest'idea. Le iscrizioni trovate sulle pareti di questo edificio funerario e sulle strutture vicine li hanno convinti che la persona lì sepolta sia il sovrano Pakal, Scudo, che regnò a Palenque dal 615 al 683. Alcuni vedono in questa scena il defunto Pakal che viene portato al regno dei morti dal drago del mondo sotterraneo. I fautori di questa teoria mettono in luce il fatto che, al solstizio d'inverno, il sole si trova esattamente dietro il Tempio delle Iscrizioni e considerano tale dato un ulteriore simbolismo che indicherebbe la partenza del sovrano insieme al dio sole. Altri invece partono dalla considerazione che la figura è circondata da una sorta di banda dal cielo, una catena di glifi che rappresentano corpi celesti e costellazioni zodiacali. Pertanto ritengono che la scena rappresenti il re che viene trasportato dal serpente celeste al regno celeste degli dei. Quanto all'oggetto a forma di croce che il defunto ha davanti, si ritiene che si tratti di un albero della vita stilizzato, segno che il re viene portato in un aldilà eterno. In effetti, una tomba simile, nota come Sepolcro 116, fu rinvenuta nella grande piazza di Tikal, ai piedi di una delle sue più grandi piramidi. Sepolto alla profondità di circa 6 metri sottoterra, si trovò lo scheletro di un uomo insolitamente alto. Il corpo, adagiato su una piattaforma di pietra, era coperto di gioielli e circondato come a palenche di perle, oggetti di giada e vasellame. In diversi siti Maya inoltre sono state rinvenute raffigurazioni di persone trasportate nelle fauci di fiammeggianti serpenti, che gli studiosi chiamano dei del cielo
come questo che proviene da Chichen Itza. Tutto considerato, gli studiosi hanno dovuto ammettere che non si può prescindere da un implicito confronto con le cripte dei faraoni egizi. Le analogie tra la tomba di Pakal e quelle di coloro che molto prima di lui regnarono sul Nilo sono davvero sorprendenti. Anzi, la scena che si trova raffigurata sul sarcofago di Pakal rappresenta esattamente la stessa immagine di quella del faraone trasportato dal serpente alato verso un eterno al di là tra gli dei del cielo. Il faraone, che non era un astronauta, lo era divenuto dopo la morte, ed è proprio questo, a nostro avviso, il messaggio inciso sul sarcofago di Pakal. Ma non si sono rinvenute soltanto tombe nelle giungle dell'America centrale e nelle zone equatoriali del Sud America. Molte volte quella che sembrava una collinetta ricoperta di vegetazione si è poi rivelata una piramide. Gruppi di piramidi erano le vette più alte di una città perduta. Coloro che sostengono la teoria del cosiddetto passaggio da sud, per esempio Monri, nella Asient Maya, hanno sempre ritenuto che Tikal non fosse solo la più grande città dei Maya, ma anche la più antica. A confutare questa tesi arrivarono nel 1978 gli scavi di El Mirador, un luogo in mezzo alla giungla presso il confine tra Messico e Guatemala. In questo punto venne alla luce una grande città Maya risalente al 420 Cristo, che si estendeva per oltre 15 km quadrati. Le alte piramidi di Tikal, che oggi si trova nella regione di Petén, nel Guatemala nordorientale si stagliano ancora oggi ergendosi tra il verde della giungla. Il perimetro della città è così esteso che i suoi confini sembrano continuare a espandersi, a mano che vengono alla luce nuovi resti. Il principale centro rituale copre da solo più di 2,6 km quadrati. Per ricavare questo spazio non ci si limitò a tagliare qualche albero della foresta. Lo spazio venne fisicamente creato sul pendio di una montagna che era stata prima opportunamente spianata. Le gole della montagna vennero trasformate in serbatoi d'acqua collegati da una serie di strade rialzate. Le piramidi di Tikal, suddivise in gruppi e messe molto vicine le une alle altre, sono una vera meraviglia architettonica. Strette e alte, sono come grattacieli che raggiungono, a talvolta e superano, i 60 metri di altezza. I grossi gradini servivano come piattaforme sopraelevate su cui poggiavano i templi rettangolari, contenenti solo un paio di stretti vani e a loro volta sormontati da massicce strutture ornamentali che aumentavano ulteriormente l'altezza della piramide. Dal punto di vista architettonico la struttura sembrava davvero sospesa tra cielo e terra, e gli enormi gradini parevano altrettanti elementi di una simbolica scalinata verso il cielo. All'interno di ognuno dei templi una serie di porte segnava il passaggio dall'esterno all'interno e ciascuna delle porte si trovava un poco più alto della precedente. Gli architravi erano fatti di legno prezioso e riccamente intagliati. Vi erano 5 porte esterne e 7 interne, per un totale di 12, un simbolo su cui nessuno finora si è mai soffermato. La costruzione di una pista d'atterraggio vicino alle rovine di Tikal rese più rapida l'esplorazione di quel sito dopo il 1950. E da quel momento ha preso il via un intenso lavoro archeologico, condotto soprattutto da squadre di studiosi dell'Università della Pennsylvania. Ciò che gli archeologi hanno accertato è che i grandi spiazzi di Tikal servivano come necropoli, nelle quali venivano sepolti sovrani e nobili. Anche molte delle strutture minori si rivelarono essere templi funerari, costruiti non sopra le tombe ma accanto ad esse, come cenotafi. Vennero inoltre alla luce circa 150 stele ricche di incisioni, blocchi di pietra disposti in modo da essere rivolti verso est o verso ovest, che recavano incise le effigi di sovrani effettivamente vissuti e commemoravano i principali avvenimenti della loro vita e del loro regno. Le iscrizioni geroglifiche, incise su queste stele, contengono precise indicazioni cronologiche associate agli avvenimenti. Nominano anche il sovrano attraverso il geroglifo, in questo caso teschio di mano in Gujaguaro, è identificato il fatto che intendono celebrare i geroglifici del testo, gli studiosi ne sono ormai certi. Non erano solo pittorici o ideografici, ma anche scritti foneticamente in sillabe simili a quelle sumeriche, babilonesi ed egizie. È proprio grazie a questa stele che gli archeologi hanno potuto identificare una sequenza di 14 sovrani di Tikal, che regnarono tra il 317 e l'869. È certo però che Tikal fu una sede reale dei Maya
già da molto tempo prima. La datazione al radiocarbonio fa risalire alcuni resti di tombe reali fino al 600 a.C. Circa 150 miglia a sud-est di Tikal si trova Copan, la città che Stevens aveva acquistato. Essa si trovava alla periferia sud-orientale del Regno Maya, nell'odierno Honduras. Anche se Copan non aveva più alti grattacieli di Tikal, era forse per struttura e funzioni più tipica delle città Maya. Il suo vasto centro cerimoniale occupava 75 acri ed era formato da templi e piramidi che si raccoglievano attorno a diversi grandi piazzali. Le piramidi a base larga, alte solo 70 piedi, erano contraddistinte da monumentali scalinate decorate con elaborate sculture e iscrizioni geroglifiche. Nei piazzali si trovavano poi tempietti e altari e l'elemento di maggior rilievo per gli storici, stele di pietra che recavano incisa l'effigie dei sovrani citandone anche le date. Da esse sappiamo che la piramide maggiore fu completata nel 756 d.C. e che Copan ebbe il suo momento di massimo splendore nel 9 secolo d.C., immediatamente prima della repentina caduta della civiltà Maya. E tuttavia, successive campagne di scavo, condotte in numerosi siti negli odierni Guatemala, Honduras e Belize, hanno portato alla luce monumenti e stele che si possono far risalire con certezza fino al 600 a.C., rivelando tra l'altro un evoluto sistema di scrittura che, secondo l'opinione unanime di tutti gli studiosi, non può non aver avuto un precedente fase di sviluppo o comunque una fonte. Copan, come vedremo presto, svolse un ruolo speciale nella vita della cultura Maya. Gli studiosi della civiltà Maya sono rimasti particolarmente colpiti dalla precisione e dall'ingegnosità delle tecniche che i Maya utilizzavano per misurare e calcolare il tempo, e le hanno sempre attribuite ad avanzate conoscenze astronomiche. I Maya in effetti avevano non uno ma tre calendari. Uno però, quello che noi riteniamo il più significativo, non aveva niente a che fare con l'astronomia. Si tratta di quello che viene chiamato il lungo conto. Esso stabilisce una data contando il numero di giorni trascorsi tra un determinato giorno iniziale e il giorno dell'avvenimento registrato dai Maya sulla stele o sul monumento. La maggior parte degli studiosi concorda oggi nel fissare questo misterioso primo giorno al 13 agosto 3113 a.C., secondo il nostro calendario cristiano. Si tratta chiaramente di un momento e di un avvenimento decisamente precedente alla nascita della civiltà Maya. Il lungo conto, come del resto anche gli altri due sistemi di computo del tempo, si basava su un sistema matematico vigesimale, fondato cioè sul numero 20. E come nell'antica Sumer, utilizzava il concetto di localizzazione, per il quale il segno 1 messo nella prima colonna significava 1, nella seconda 20, in quella successiva 400 e così di seguito. Il lungo conto utilizzava colonne verticali in cui a posizioni più basse corrispondevano valori più bassi e in cui ogni multiplo aveva un proprio nome e un proprio glifo, cominciando con Kin per indicare il numero 1, Uinal per indicare 20 e così via. I multipli arrivavano al glifo Alautun, che stava a indicare lo strabiliante numero di 23 miliardi 040 milioni di giorni, ovvero un periodo di 63 milioni 80 mila 82 anni. Tuttavia, come abbiamo già avuto modo di vedere, le date scritte sui monumenti dei Maya ci riportano indietro non all'età dei dinosauri, ma a un giorno specifico, ad un avvenimento che per loro dovette essere altrettanto fondamentale che la nascita di Cristo che chi segue il calendario cristiano. Così, la stele 29 di Tikal, che reca incisa la più antica data finora trovata su un monumento reale in quell'area, 292 d.C., indica la data 8.12.14.8.15 del lungo conto, utilizzando dei punti al posto del numerale 1 e delle barre per 5. Da qui se ne ricava un calcolo matematico. 8 baktun, ovvero 8 per 400 per 360, è uguale a 1.152.000 giorni. 12 kaktun, 12 per 420 per 360, è uguale a 86.400 giorni. 14 tun, 12 per 360, è uguale a 5.040 giorni. 8 Uinal, 8 per 320 uguale a 160 giorni. 15 Kin, 15 per 321 uguale a 15 giorni.
totale 1.243.615 giorni. Dividendo 1.243.615 giorni per il numero di giorni di un anno solare, quindi 365, la data sulla stele ci dice che essa, o l'avvenimento che essa intende celebrare, risale al 3.404 anni e 304 giorni prima del misterioso primo giorno, ovvero prima del 13 agosto 3113 a.C. Perciò, secondo l'interpretazione ormai unanimemente accettata, la data sulla stella corrisponde all'anno 292 d.C., 3405 meno 3113 uguale 292. Alcuni studiosi ritengono che i Maya abbiano cominciato a utilizzare il lungo conto nell'era di Bakhtun VII, che corrisponde al IV secolo a.C. Altri però fanno slittare ancora più indietro l'inizio di questo computo cronologico. Accanto a questo calendario lineare esistevano altri due calendari ciclici. Uno era l'Ab, o anno solare, di 365 giorni, ed era diviso in 18 mesi di 20 giorni ciascuno, più altri 5 giorni alla fine dell'anno. L'altro era il calendario Tzolk'in, o anno sacro, in cui la base di 20 giorni veniva ripetuta 13 volte, dando origine così ad un anno sacro di 260 giorni. I due calendari ciclici erano fusi uno con l'altro, come due meccanismi agganciati che, ruotando insieme, davano origine al grande cerchio sacro di 52 anni solari, poiché infatti la combinazione di 13, 20 e 365 non poteva ripetersi che una volta ogni 18.980 giorni, che corrispondono a 52 anni. Questo calendario ciclico di 52 anni era considerato sacro da tutte le popolazioni della Mesoamerica, che adesso riferivano avvenimenti sia passati sia futuri, come l'attesa messianica del ritorno del Quetzalcoatl. La più antica data appartenente al cerchio sacro fu rinvenuta in Messico nella valle dell'Oaxaca e risale al 500 a.C. Entrambi i sistemi di calcolo del tempo, quello lineare e quello ciclico sacro, sono molto antichi. Uno è storico e conta il passaggio del tempo, in giorni, da un evento molto lontano, il cui significato e la cui natura restano tuttora un mistero. L'altro è ciclico, ed è legato ad un particolare periodo di 260 giorni. Gli studiosi stanno ancora cercando di capire quale sia l'avvenimento, se ve ne è uno, che sia avvenuto o ancora avvenga ogni 260 giorni. Secondo alcuni la spiegazione sarebbe puramente matematica, poiché 5 cicli di 52 anni formano 260 anni. Il computo di 260 giorni sarebbe una specie di forma contratta del calendario originario. Una spiegazione di questo genere, però, non fa che spostare il problema dal numero 260 al numero 52. Quale sarebbe allora l'origine del numero 52? Altri ipotizzano che il periodo di 260 giorni fosse in qualche modo collegato all'agricoltura, legato magari alla durata delle stagioni, delle piogge e degli intervalli di siccità. Vista poi la propensione dei Maya per l'astronomia, alcuni si spingono a mettere in relazione i 260 giorni con i movimenti di Venere e o Marte. C'è da chiedersi perché la spiegazione proposta da Zelian Utla al 22° Congresso Internazionale di Americanisti a Roma nel 1926 non abbia ottenuto il pieno riconoscimento che meritava. La Nuttall partiva dal presupposto che, per i popoli del Nuovo Mondo, il modo più semplice per applicare i movimenti stagionali del Sole alla loro realtà locale consisteva nel determinare i giorni dello zenith, ovvero i giorni in cui il Sole passava sopra la loro testa esattamente a mezzogiorno. Ciò avveniva due volte l'anno, quando il Sole pareva muoversi una volta verso nord e un'altra verso sud. Gli indiani, secondo questa teoria, misurarono gli intervalli di tempo tra i due giorni dello zenith e il numero di giorni risultante divenne la base per il calendario ciclico. Tale intervallo corrisponde a metà di un anno solare all'equatore e si allunga a mano che ci si allontana verso nord o verso sud dall'equatore stesso. A 15 gradi di latitudine nord, per esempio, esso corrisponde a 263 giorni, dal 12 agosto al 1 maggio seguente. È questa la stagione delle piogge e ancora oggi i discendenti dei Maya danno il via alle attività di piantagione il 3 maggio, che infatti in Messico è il giorno del raccolto sacro. L'intervallo corrispondeva esattamente a 260 giorni, a 14 gradi 42 di latitudine nord, latitudine di Copan. Che la Nuttall fosse davvero sulla strada giusta è confermato anche dal fatto che Copan era considerata la capitale astronomica dei Maya,
oltre al consueto orientamento celeste degli edifici, si è scoperto che alcune delle sue stele erano disposte in modo da indicare alcune date fondamentali del calendario. In un altro caso, una stele, la stele A, che porta una data di lungo conto, corrispondente a un giorno del 733 d.C., reca incise anche altre due date del lungo conto, una maggiore di 200 giorni, l'altra minore di 60 giorni, a formare dunque un ciclo di 260 giorni. Aveni sostiene che si tratta di un tentativo di far corrispondere il lungo conto, che contava 365 giorni più un quarto all'anno, con il ciclo Ab di 365 giorni. E forse proprio questa esigenza di sistemare o riformare i calendari potrebbe essere stato l'argomento della riunione di astronomi che si tenne a Copan nel 763 d.C. L'evento è commemorato da un monumento a base quadrata noto come Altare Q, che raffigura i 16 astronomi che presero parte all'assemblea, disposti quattro per lato. È da notare che il glifo rappresentante la lacrima che sta davanti al loro naso e che compare anche nella rappresentazione di Hippacal, li identifica come astronomi. La data incisa su questo monumento compare anche su altri monumenti rinvenuti in diversi siti Maya, indizio che le decisioni prese a Copan furono poi applicate in tutto il regno. I Maya avevano fama di essere degli ottimi astronomi, anche perché molti dei loro codici contengono sezioni di astronomia che trattano per esempio delle eclissi di Sole e di Luna o del pianeta Venere. Un più attento esame dei dati in loro possesso, tuttavia, rivelò che essi non erano frutto di un'osservazione diretta dagli astronomi Maya, bensì calendari derivanti da fonti precedenti, che avevano fornito ai Maya dati già pronti per poter essere osservati e osservare fenomeni riconducibili al ciclo di 260 giorni. Secondo Handingham, tali calendari mostravano una strana commistione di rigorosa esattezza nei dati a lungo termine e di grossolana imprecisione in quelli a breve termine. Il compito principale degli astronomi locali, a quanto sembra, era di continuare a verificare, o nel caso, rettificare la corrispondenza tra l'anno sacro di 260 giorni e i dati provenienti da fonti anteriori e legati ai movimenti dei corpi celesti. Il più famoso osservatorio Maya dello Yucatan, il Caracol di Chichen Itza, tuttora in piedi, ha deluso diversi ricercatori, che a più riprese avevano invano tentato di rintracciare attraverso il suo orientamento una linea di osservazione che arrivasse ai solstizi e agli equinozi. Sembra invece che alcune delle sue linee di osservazione siano in qualche modo collegate non ai solstizi e ad equinozi, ma al ciclo di 260 giorni di Zolkin. Ma perché basarsi proprio sul numero 260? Solo perché per caso corrispondeva al numero di giorni tra uno zenith e l'altro a Copan? Perché non utilizzare per esempio il più semplice numero 300, scegliendo un luogo prossimo al 20 gradi di latitudine nord come Teotihuacan? Sembra proprio che il numero 260 sia frutto di una scelta deliberata. È la spiegazione che lo vorrebbe semplice prodotto di una moltiplicazione di un numero naturale, 20, il numero complessivo delle dita di mani e piedi, per 13 non fa che spostare di poco il nocciolo della questione. Da dove arriverebbe allora il numero 13? Anche il lungo conto contiene un numero arbitrario, il 360. Inspiegabilmente esso abbandona la progressione vigesimale e dopo Kin 1 e Uinal 20 introduce nel sistema il Tun 360. Anche il calendario Ab prende 360 come unità di lunghezza e divide questo numero in 18 mesi, di 20 giorni ciascuno, ai quali si aggiungono 5 giorni cattivi, che servono a completare il ciclo solare di 365 giorni. Tutti e tre i calendari, dunque, si basano su numeri che non sono naturali, numeri scelti deliberatamente. Ora noi dimostreremo che tanto il 260 quanto il 360 arrivarono nel Mesoamerica dalla Mesopotamia attraverso l'Egitto. Noi tutti conosciamo bene il numero 360, è infatti il numero dei gradi di un cerchio. Pochi sanno però che dobbiamo questo numero ai Sumeri e che esso deriva dal sistema matematico sessagesimale, che ha per base cioè il numero 60. Il primo calendario conosciuto fu il calendario sumerico di Nippur. Esso fu concepito dividendo il cerchio di 360 gradi in 12 parti, cioè 12 era il numero sacro celeste dal quale derivarono i 12 mesi dell'anno, le 12 case dello zodiaco, i 12 dei dell'Olimpo e così via.
Il problema dei 5 giorni e un quarto mancanti fu risolto aggiungendo a intervalli un 13° mese, dopo il passaggio di un certo numero di anni. Anche se il sistema aritmetico degli egizi non era a base sessagesimale, essi adottarono il sistema sumerico basato sul calcolo 12 per 30 uguale 360. Incapaci però di eseguire i complicatissimi calcoli necessari per calcolare l'aggiunta del 13° mese, gli egizi semplificarono le cose aggiungendo un piccolo mese di 5 giorni al termine di ogni anno. Fu proprio questo il sistema adottato nel Mesoamerica. Il calendario Ab non era solo simile a quello egizio, ma proprio identico ad esso. Inoltre, come i mesoamericani avevano un anno sacro che si affiancava a quello solare, gli egizi avevano un anno sacro legato al sorgere della stella Sirio e al corrispondente innalzarsi delle acque del Nilo. L'impronta sumerica sul calendario egizio e attraverso esso, su quelli mesoamericani, non si limita al numero sessagesimale 360. Diversi studi compiuti soprattutto da Reco, nei primi numeri di El Mexico antico, hanno dimostrato che il 13° mese del calendario Tzolk'in non era che un riflesso del sistema 12 mesi dei Sumeri, più il 13° mese periodicamente aggiunto, se non che in Egitto e quindi in Mesoamerica, questo 13° mese si era trasformato in 5 giorni aggiunti ogni anno. Il termine Tun, che indicava 360, significava nella lingua dei Maya celeste, una stella o un pianeta appartenente alla striscia zodiacale. È interessante notare che un gruppo di stelle, una costellazione, veniva chiamata Mul, praticamente lo stesso termine di Mul che i Sumeri usavano per indicare un corpo celeste. Il legame tra il calendario mesoamericano e il vecchio mondo diviene ancora più evidente se prendiamo in esame il numero più sacro, il 52, al quale erano collegati tutti i grandi avvenimenti del Mesoamerica. Vari sono stati i tentativi per spiegare questo numero, per esempio, che esso equivale a 13 volte 4, ma nessuno ha tenuto conto della fonte più ovvia, le 52 settimane del calendario del Vicino Oriente, che è stato poi trasposto in quello europeo. Per arrivare a questo numero di settimane, tuttavia, occorre partire da una settimana di 7 giorni, ma la cosa non fu sempre così ovvia. Più di 2 secoli di studi sull'origine della settimana di 7 giorni hanno condotto alla conclusione che quasi certamente essa deriva dalle 4 fasi della Luna. Quello che è certo è che essa comparve come una periodizzazione stabilita da Dio, quando Dio stesso ordinò agli israeliti durante l'esodo dell'Egitto di osservare il 7° giorno come sabato. E dunque, dobbiamo concludere che quello legato al numero 52 era considerato il ciclo più sacro solo perché, per puro caso, aveva finito per rappresentare il denominatore comune di tutti i calendari del Mesoamerica? O non è invece che l'altro ciclo sacro, quello legato al numero 260, venne adottato proprio perché il 260, piuttosto che un altro numero come ad esempio il 300, era un multiplo di 52? 52 per 5 uguale 260? Anche se un dio che portava l'epiteto di Sette era una delle principali divinità sumeriche, esso venne onorato con luoghi a lui intitolati, per esempio Beersheba, la fonte di Sette, o con nomi personali, Elisheva, il dio e Sette, soprattutto nella terra di Canaan. Il Sette come numero sacro appare nei racconti dei patriarchi ebrei solo dopo il viaggio di Abramo in Egitto e il suo soggiorno alla corte dei faraoni. Il numero 7 accompagna il racconto biblico di Giuseppe, il sogno del faraone e i successivi avvenimenti in Egitto. E dal momento che il 52 deriva proprio dalla considerazione del numero 7 come unità di base del calendario, noi dimostreremo che questo, che era il ciclo più sacro della Mesoamerica, era di origine egiziana e che più specificatamente il 52 era un numero magico associato al dio egizio Thoth, il dio della scienza, della scrittura, della matematica e del calendario. Un antico racconto egizio intitolato Le avventure di Santini Camonis con le mummie, un racconto di magia, mistero e avventura che non ha nulla da invidiare a un thriller dei giorni nostri, utilizza per la scena clou della vicenda proprio l'associazione tra il numero magico 52, il dio Thoth, e i segreti del calendario. Il racconto era scritto su un papiro al Cairo 30-64-6 che venne scoperto a Tebe in una tomba databile al III secolo a.C. In seguito sono stati rinvenuti frammenti di altri papiri che riportavano lo stesso racconto,
segno che si trattava di una vicenda che apparteneva di diritto alla letteratura egizia, che probabilmente faceva parte del ciclo dei racconti riguardanti gli dei e gli uomini. Il protagonista del racconto figlio di un faraone era ben istruito in tutte le cose. Era solito passeggiare nella necropoli di Memphis, che sarebbe poi divenuta la capitale, e studiare le scritte sacre poste sulle mura del tempio o sulle stele, o andare in cerca degli antichi testi di magia. In breve divenne un mago senza eguali nella terra d'Egitto. Un giorno un uomo misterioso gli parlò di una tomba, dove è depositato il libro che il dio Thoth aveva scritto con le sue stesse mani, e nel quale sono rivelati i misteri della terra e i segreti del cielo, compresa la divina conoscenza del sorgere del sole e della comparsa della luna e dei movimenti degli dei, i pianeti, che stanno nel cielo del sole. I segreti, insomma, dell'astronomia e del calendario. La tomba era quella di Nenoferkiplata, figlio di un faraone precedente, che, secondo gli studiosi, avrebbe regnato verso il 1250 a.C. Quando Satni cominciò a chiedere con sempre maggiore insistenza dove si trovasse questa tomba, il vecchio lo avvertì che, per quanto mummificato, Nenoferkiplan non era morto e che anzi era solito colpire con violenza chiunque osasse cercare di portare via il libro posto ai suoi piedi. Per nulla intimorito, Satni andò in cerca della tomba. Non riusciva a trovarla perché si trovava sottoterra, ma una volta raggiunto il posto giusto, recitò una formula magica e subito si aprì uno squarcio nel terreno e Satni scese al luogo dove si trovava il libro. All'interno della tomba Satni vide le mummie di Nenoferkiplan, della sua moglie e sorella e del loro figlio. Ai piedi del Nenoferkiplan vi era in effetti un libro che emanava una luce forte, come se si vi splendesse il sole. Quando Satni tentò di avvicinarvisi, la mummia della moglie del faraone cominciò a parlare, ammonendolo a non perseguire oltre. Gli raccontò ciò che era accaduto al faraone quando aveva cercato di impadronirsi del libro, che Thoth aveva nascosto in un luogo segreto, dentro ad una scatola d'oro, che stava dentro un'altra scatola d'argento, che a sua volta stava dentro una serie di altre scatole, le più esterne delle quali erano di bronzo e di ferro. Ma il faraone, ignorando tutti gli avvenimenti e superando tutti gli ostacoli, trovò il libro e lo prese. Da quel momento Thoth lo condannò insieme alla sua famiglia all'immortalità eterna, sebbene ancora vivi, essi vennero mummificati e sepolti, ma potevano ancora vedere, sentire e parlare. La maledizione di Thoth lo mise in guardia alla regina, si sarebbe abbattuta anche su di lui se avesse osato toccare il libro. Ma Satni era arrivato fin là e non aveva certo intenzione di lasciar perdere tutto proprio adesso. Fece un altro passo avanti ed ecco che la mummia del faraone cominciò a parlare. Esisteva, disse, un modo di impossessarsi del libro senza incorrere nella collera di Thoth. Si doveva giocare e vincere il gioco della 52, il numero magico di Thoth. Satni acconsentì subito. Il gioco cominciò. Satni perse la prima partita e si trovò parzialmente imprigionato dal terreno. Perse poi anche la seconda e la terza, continuando ad affondare sempre di più. Il racconto, una sorta dei predatori dell'arca perduta, ante litteram, prosegue poi narrando che Satni riuscì a fuggire con il libro ma colpito da mille calamità. Decise alla fine di riportarlo al suo nascondiglio. La morale del racconto è che nessun uomo, per quanto sapiente sia, può comprendere i misteri della terra, del sole, della luna, dei pianeti senza il permesso divino. Senza l'autorizzazione di Thoth l'uomo non potrà che perdere al gioco del 52. E perderebbe anche se cercasse di scoprire i segreti della terra attraverso i suoi strati protettivi fatti di minerali e metalli. Noi siamo convinti che sia stato lo stesso Thoth, alias Quetzalcoatl, a dare ai popoli del Mesoamerica il calendario dei 52 ed ogni altro tipo di conoscenza. Nello Yucatan i Maya lo chiamavano Kukulkan, nelle regioni pacifiche del Guatemala e del Salvador lo chiamavano invece Xiuhtecuhtli. Tutti i nomi significavano la stessa cosa, serpente piumato o alato. L'architettura, le iscrizioni, l'iconografia e i monumenti delle antiche città dei Maya hanno consentito agli studiosi di ricostruire non soltanto la loro storia e quella dei loro sovrani, ma anche l'evolversi delle loro concezioni religiose. Inizialmente si costruivano templi sulla cima di piramidi a terrazza per adorare il dio serpente e si scrutavano i cieli per osservare i cicli celesti.
Venne però un tempo in cui il Dio, tutti gli dei del cielo, non c'erano più. La gente, non vedendoli più, pensò che fossero stati inghiottiti dal sovrano della notte, il giaguaro. Perciò da quel momento l'immagine del grande Dio venne coperta dalla maschera del giaguaro, dalla quale escono i serpenti, simbolo principale del Dio. Ma Quetzalcoatl non aveva promesso di ritornare. Dalla giungla gli esperti scrutavano il cielo con fervore e consultavano i loro calendari antichi. I sacerdoti sostenevano che molte delle divinità scomparse sarebbero tornate se si fossero offerti loro i cuori pulsanti di vittime umane. Ma in una certa data cruciale, nel IX secolo d.C., un evento profetizzato, sul quale si erano focalizzate le attese di tutti e sul quale convergevano tutti i cicli del calendario, semplicemente non avvenne. Vennero allora abbandonati tutti i centri di culto e le città dedicate agli dèi, e la giungla gettò il suo manto verde sui territori degli dèi serpenti.